Oggi siamo a Verbania, in un bellissimo posto sul Lago Maggiore, e tra poco andremo ad intervistare un imprenditore che è partito da zero con un progetto di rivendita di prodotti su Amazon. Ha fatturato già centinaia di migliaia di euro e io non vedo l'ora di sentirmi tutta la storia completa. Andiamo! Raccontaci un po' come sei partito, ma soprattutto dal tuo grande perché. Quindi, perché hai deciso di buttarti in questo mondo, quando l'hai fatto e qual è stato proprio l'ultima goccia dove hai detto ok, adesso basta, mi butto e inizio un business su Amazon? Iniziato su Amazon per sbaglio, per gioco, quasi per caso, perché io arrivo da tutt'altro. Ho fatto più di 20 anni di odontotecnico e ho avuto un mio laboratorio e sono arrivato a un momento in cui il cliente cominciava a guadagnare meno e allora non andavo più a cercare la qualità, ma cercavo solo il prezzo. Io ho sempre cavalcato l'onda del lavoro ben fatto e venduto ad alto prezzo, non mi piaceva più quel tipo di lavoro che stava arrivando. Così ho cominciato a guardarmi in giro, ad approfondire su YouTube, a cercare, ma non cercare, a conoscere cosa c'era fuori, e ho capito che c'erano tante altre possibilità. Quando lo guardavo io, Amazon FBA era, devo citare un competitor, era Vida, per cui a far arrivare i prodotti dalla Cina li vendi su Amazon. Poteva essere una cosa che andava, che non andava, non voglio entrare nel merito. Un giorno mi contatta una mia conoscente e mi dice: guarda, abbiamo dei magazzini pieni di roba, sto cercando qualcuno che ce li metta su Amazon per venderli. E ho trovato il contatto di un ragazzo, gli ho detto: guarda, pochi giorni fa ho parlato con un mio amico di Napoli e lui mi ha detto che sta vendendo su Amazon, non so cosa faccio, mi metto in contatto. Così si sono sentiti e lei ha detto: voglio partire con questo progetto, però voglio che me lo segui tu. Io ho detto: ma sì, proviamo, è una cosa che non conoscevo, non sapevo com'era, e ha iniziato a piacermi. Poi loro non sono più andati avanti nel progetto, io ho detto: beh, ho le competenze, proviamo. Ho cominciato a fare il primo ordine, aveva 200 euro, e ho preso i primi prodotti in casa, a prepararli alla sera, a fare andare via i primi pacchetti. Pensi di essere a margine, di guadagnare un sacco, poi scopri che non hai prodotti a margine. E da lì piano piano è diventato attualmente la mia entrata principale. Qui è dove stocco la merce e dove la preparo. È un annetto e poco più che ho questo magazzino ormai. Inizialmente, quando sono partito, che era un gioco, facevo tutto a casa. Arrivavano i pacchi, la sera li preparavo, li sistemavo. Poi è arrivata la necessità di trovare un posto. Mi sono appoggiato per un periodo nel magazzino di un amico e poi ho dovuto prendere il mio. Adesso questo lo vedete praticamente vuoto perché siamo alla fine di agosto, le aziende iniziano ad aprire adesso. Cominceranno, già domani mi arrivano 5 bancali. E si rinizierà a reintegrare un po' i prodotti. Probabilmente l'obiettivo è prenderne uno un po' più grande, perché ci sono periodi in cui, come oggi, non c'è tanta roba, ma ci sono momenti in cui è strapieno e i bancali non riesce a parcheggiarli. Purtroppo nel momento in cui arrivano e vanno preparati per essere spediti in Amazon, bisogna stoccarli all'interno e andarli a lavorare, creare i bundle e quant'altro. Mentre per le altre aziende, come dicevo prima, che mi spediscono direttamente in Amazon, non ho alcun problema perché le gestisco tutte online. Questa è la postazione di lavoro quando sono in magazzino, che capita di preparare i prodotti. Vengono assemblati e preparati, etichettati e inseriti nelle varie scatole per poi mandarli ad Amazon. Tutti i pomeriggi passa il corriere a ritirare e si trova 20, 30, 40, 50 colli da caricare. Raccontaci un po' qual è la situazione attuale del tuo business su Amazon. Quindi, quanto fatturato fai, quanti prodotti hai a catalogo, e anche se vuoi darci un po' di numeri più in profondità, quindi magari qual è la marginalità media che riesci ad avere, qual è la crescita annua che riesci ad avere, così ci dai una panoramica completa. Allora, quantità di prodotti è molto variabile, perché purtroppo nel business model che ho io, che è quello del retail, varia molto, nel senso che dipende da come si comporta Amazon. Tanti prodotti oggi hanno margine, domani non ce l'hanno più, l'azienda li toglie di produzione, piuttosto che entra un modello nuovo con altri prezzi, quindi bisogna continuamente correre e trovarne altri. Ho prodotti che vanno da tanto tempo,
anche lì l'azienda si modernizza, li cambia, escono di buy box, bisogna anche lì continuare a lavorare, a stargli dietro. Il grosso dello scoglio sono i competitor, perché ci sono purtroppo tante persone che vendono forte senza margine. Quindi devi decidere cosa vuoi fare, se vuoi stare lì a margine e aspettare qualche vendita, se hai tanto profitto lo puoi fare, o diversamente devi abbandonare l'idea e portare a casa qualche altro prodotto che possa funzionare meglio. Ad oggi siamo circa 600.000 euro, l'obiettivo di quest'anno era arrivare al milione, la vedo un po' più dura, però Q4 è sempre favorevole, è fattibile. Ci sono tanti prodotti in canna nuovi che stiamo testando, che stiamo valutando, anche lì si inizia gradualmente, perché è inutile buttarsi in qualche cosa che poi magari non ha resa, quindi io parto proprio bagnandomi i piedi, inizio acquistando piccole quantità, li provi, li testi, vedi la rotazione, quanto durano e che tipo di rapporto si può creare con l'azienda, perché fondamentalmente a me trovare un prodotto oggi che poi non mi danno più domani non mi dà interesse, non ho voglia di fare il guadagno oggi. Preferisco costruire un rapporto duraturo con l'azienda che poi mi possa supportare sempre e magari col tempo anche trattare meglio o dare qualche opportunità un po' più grande. Interessante. E invece come marginalità, diciamo, qual è la marginalità intorno alla quale ti aggiri al netto dei costi di anno? Ok, allora io cerco sempre di stare su un 10%. Quando valuto un prodotto lo cerco che rimanga attorno al 10%, per cui ci sono prodotti per cui ho il 16, il 15, altri 10, poi ci sono quei prodottini che ti fanno magari tantissimo volume che arrivano anche al 7, per carità, non li butto via, però guardo sempre il costo-beneficio. Quante persone ci sono adesso nel progetto? Quindi hai un team, qualcuno che ti aiuta oppure sei... Allora, siamo in 3, ma fondamentalmente fino a pochi mesi fa ero io solo, anche perché la cosa è gestibile. La mole di lavoro è tanta, ma come dicevo ho anche l'aiuto di aziende che mi mandano i prodotti direttamente in Amazon, quindi ho una persona che ha bisogno, mi supporta per quello che è la parte di magazzino, e una persona che si occupa della parte, diciamo, ricerca prodotti e contatto aziende, che mi toglievano parecchio tempo, perché via questi due lavori qui ho molto più tempo per gestire tutte quelle che sono le opportunità di Amazon e andare a cercare nuovi modelli di business su Amazon o paralleli. Quanto tempo ti occupa il tuo lavoro su Amazon al giorno? Ma allora, non posso dire che ho un determinato tempo impiegato, perché una volta che i prodotti sono online non devi fare altro. Che altro controlli che Amazon magari non ti mandi qualche email o qualche inconveniente che c'è, che saltano fuori giornalmente, ma un tempo specifico non c'è. Io investo abbastanza tempo perché voglio continuare a crescere, quindi cercare nuovi prodotti, nuove collaborazioni, provare nuovi collaboratori, e quindi si cerca di fare qualcosa di nuovo. Adesso proprio in questi giorni stiamo iniziando a valutare di fare un marchio nostro, come anticipavi tu, e quindi sto approfondendo un po' più quella parte che non dico che è sconosciuta, però è una cosa che non ho mai preso in considerazione. Parlando un po' di pro e contro del retail, sì. Se dovessi tornare indietro, ripartiresti su Amazon con lo stesso modello di business? Cioè rifaresti lo stesso percorso oppure cambieresti qualcosa? Allora, sono due cose totalmente differenti, nel senso che se tu oggi sei, diciamo, in mezzo alla strada e dici voglio iniziare a guadagnare da subito, il retail è la prima cosa che ti darà la possibilità di entrata, di avere cash flow. Per chi dovesse iniziare da zero, io consiglio di partire dal retail per poi andare a diversificare, per portarsi nel private label, perché il private label una volta ne iniziavi con poche migliaia di euro, oggi per fare dei buoni prodotti, perché non vince più il prodottino ma vince la qualità e la solidità di quello che vai a costruire, richiede più soldi, per cui potresti andare a crearti un'entrata nel retail, far crescere il tuo account e poi andare a diversificare creando qualche prodotto tuo. Prima uno, lo testi, vedi come va e poi magari vai a fare degli upsell piuttosto che altri prodotti laterali. La challenge che abbiamo pensato oggi per Gianluca è in 30 minuti trovare un prodotto retail da vendere. Quindi vediamo cosa combina. Ci vediamo tra poco. Sfida accettata.
Allora Gianluca, ci fai vedere qualcosa? Vi faccio vedere qualcosa, va bene. Ho trovato quattro prodottini al volo, di nicchie diverse. Come criteri diciamo che io sto sempre su prodotti alto rotanti. Questo qui ha per esempio 1200 vendite mensili, qui ne abbiamo 1300, qui ne abbiamo 2200, qua ne abbiamo 900. Prodotti piccoli, leggeri, maneggevoli, che non abbiano un costo di spedizione troppo alto e soprattutto che non abbiano Amazon tra i venditori o in buy box. Fondamentalmente quello. Parlando di nuovi modelli di business, che cosa speri di trovare nel private label che ti manca nel modello retail? Allora, l'unica cosa, al di là della marginalità, per carità, che mi attira dal private label è il non avere competitor, o meglio, non avere venditori all'interno della mia inserzione, per cui posso uscire con il prezzo che ritengo adeguato per il mio prodotto, per cui non devo fare la guerra dei prezzi oppure aspettare che chi è sopra lo finisca per poi ritornare in my box. Quella è la cosa che mi piace di più. E poi anche il fatto di andare a costruire qualcosa di mio, quello assolutamente. Stai valutando anche altri canali oltre ad Amazon? Allora, sto valutando altri canali, sì, assolutamente, l'e-commerce per passione, perché mi piace tutto ciò che è online. Ho avuto la possibilità di aiutare dei ragazzi che hanno aperto un'agenzia che crea siti web, quindi ci stiamo anche spostando da quel punto di vista. E ho approcciato da poco tempo con la mia compagna la vendita su Etsy in maniera professionale e quindi per me tutto ciò che è online è bello. Ho avuto delle proposte anche da imprenditori, perché prima quando ti vedono iniziare una cosa del genere dicono: ma cosa fai, perché non torni a fare il tuo lavoro? E adesso cominciano ad arrivare e se hai bisogno di finanziamenti, se hai bisogno di aiuto, vorrei entrare, vorrei fare anche qualcosa, ma se non li ho avuti bisogno prima non penso di averli adesso. Mi piace l'idea di alcuni imprenditori che mi hanno dato spazio per entrare nelle loro aziende, vedere se si può fare qualcosa all'interno delle loro aziende per portarlo online, quello sì. Quindi magari prendere i loro prodotti e vendere tramite i tuoi sì, canali? Sì, vendere tramite i miei canali o andare a costruire qualcosa insieme legato ai loro prodotti. Mm-hmm. Se dovessimo fare un ragionamento più a medio e lungo termine, quindi mettiamo un periodo di 5 anni, prova a descrivere la situazione ideale del tuo business, quindi in termini di fatturato, marginalità, canali di vendita. Ma allora, io sono dell'idea che l'obiettivo minimo sia arrivare almeno a 200.000 euro al mese, ibrido tra private label e retail, sempre per i motivi che ho detto prima. Retail perché ti dà più velocità di vendita e fai più volume, dall'altra parte hai un guadagno maggiore con quello che è il private label. Quindi l'obiettivo è proprio quello, arrivare a 200.000 di entrate mensili medie, grosso modo, per poi andare a spaziare anche in altro, perché chiaramente l'obiettivo è andare a fare qualcos'altro anche, sempre online. Parlando proprio di questo, Gianluca, allora ci sono un po' due filosofie. Da una parte la filosofia di concentrarti su un solo progetto e avere il massimo focus su quello per scalare quello. Dall'altra parte la filosofia del diversificare, quindi avere diversi progetti, avere diverse cose. Qual è la tua filosofia? Allora, io sono dell'idea che la cosa migliore ad oggi sia avere un qualche cosa di primario, come quello che ho fatto io, farlo partire e farlo andare da solo. Una volta che va da solo, trovare le persone giuste con cui portare avanti qualcos'altro, perché da soli si partecipa e in squadra si vince. Per cui è, a mio avviso, un bravo imprenditore deve non solo saper creare, ma anche essere bravo a delegare e controllare, per cui trovare le persone che hanno quel qualcosa che tu non hai, dargli fiducia, supportarli dandogli quello che tu hai, e che possono essere i soldi, che possono essere le competenze o quant'altro, e insieme crescere. Passando invece alla rubrica passioni, viaggiare, avere il tempo libero, spostarsi, lavorare da dove si vuole è molto importante per te. Ci sono altre passioni, altri modi in cui passi il tuo tempo libero? Allora, passioni ne ho avuta una per tanti anni, perché non lo dico quasi mai, ma ho fatto l'atleta professionista per una decina d'anni. Sono stato in squadra nazionale di bob e da lì lo sport è rimasto una passione.
È strano dirlo, ma oggi per me la passione è aprire il computer e lavorare. È la cosa che mi fa star bene, mi piace, perché non lo vedo come un lavoro, probabilmente anche per quello. Mi piace andare in giro, mi piace divertirmi, vedere posti nuovi, mi piace l'uscita con gli amici, il ristorante, lo sport ancora, tant'è che mi piacerebbe poter supportare i ragazzi della squadra in qualche modo, infatti anche un voler crescere, anche quella possibilità di poter aiutare progetti o determinate attività. Vieni spesso qui a fare delle passeggiate? Sì, al di là del portare in giro il cane, mi piace anche fare la passeggiata ogni tanto perché ti rilassa. A molti il lago non piace d'inverno, ma a me piace anche d'inverno. Ad esempio la mia compagna non si trova troppo bene perché è abituata al mare, lei arriva dal mare, ma io sto veramente bene, avendo la passione dello sci, ho il lago davanti e le montagne dietro, ho tutto quello che mi serve. E non ti manca nulla. Poi dicevi che siamo comunque vicini alla Svizzera qui. Sì, è a 20 minuti dal confine con la Svizzera, infatti tanti abitanti di Verbania lavorano proprio in Svizzera per l'opportunità di stipendio più alta. Qui comunque a Verbania immagino che una delle attività principali sia il turismo principalmente. Sì, vive 6 mesi all'anno col turismo, assolutamente. Ci sono, come in tutti i paesi, i suoi negozi che vivono 12 mesi su 12 e altre attività come quelle ricettive che lavorano sul turismo quei 6, 7, 8 mesi, dalla Pasqua fino a che bella stagione. Poi mi è venuta una curiosità riguardo una delle tue passioni, che era comunque anche il tuo sport principale, che era il bob. Cioè, dall'esterno io lo percepisco come uno sport abbastanza pericoloso, perché dico, a quella velocità, se succede qualcosa, eccetera. Invece, in pratica, com'è? Lo è effettivamente? È pericoloso sì, perché c'è la possibilità di farsi male. Non è proprio semplice, però è tutta adrenalina. Ho dovuto mollare in parte quando mi sono rotto una caviglia prima delle Olimpiadi di Vancouver e quella mattina mi ricordo proprio che mi sentivo invincibile, tant'è che mi sono rotto la caviglia in partenza e fino all'arrivo non me ne sono accorto. Ed è stata bella anche lì tutta la crescita, probabilmente anche quello che mi ha aiutato a trovare la costanza in quello che è l'ambito lavorativo e nel business, perché ho iniziato da zero e ho imparato tutto quello che c'era da imparare fino a arrivare ai massimi livelli. Quali sono stati i risultati maggiori, diciamo, i maggiori successi che hai ottenuto con il bob? Allora, in Coppa del Mondo di rilevanza eccelsa non avevo fatto cose importanti. Sesto posto, settimo posto. In Coppa Europa invece con il mio pilota di Cortina avevamo fatto un podio agli europei dopo che l'Italia erano circa 10 anni che non vinceva, non saliva sul podio. Wow, quindi è stata una soddisfazione anche quella. Dicevi che questa tua scelta di vendere su Amazon è stata dettata anche dal desiderio di avere più tempo libero. Assolutamente. Quindi sì. Guadagnare sì, ma anche avere più tempo libero. Ecco, raccontaci un po' come è cambiata la tua vita dopo Amazon? Allora, la possibilità di Amazon, a differenza di un qualsiasi altro lavoro, è l'opportunità di poter lavorare dove vuoi e quando vuoi, perché negli ultimi anni io mi faccio un mese al mare d'estate, vado via d'inverno, voglio muovermi nei weekend, io ho il mio zainetto sempre pronto con dentro il computer, ovunque sono funziona. So che se devo stare via un mese il magazzino va caricato, quindi io e i ragazzi andiamo a riempire il magazzino e poi siamo a posto fondamentalmente. Ho la fortuna di lavorare con alcune aziende che mi mandano direttamente i prodotti in Amazon, quindi posso gestire anche quello a distanza e quella è una cosa che mi piace molto. E poi realmente quello che posso fare io basta il computer e il telefono. Allora, qui siamo in un bellissimo posto sul Lago Maggiore, quindi molto tranquillo, molto turistico, eccetera. E dicevi anche che sei spesso anche a Milano per motivi personali, anche di lavoro. Allora, anche qui una domanda a cui io in primis mi piacerebbe insomma avere la risposta. C'è chi dice che bisogna comunque costruirsi il proprio spazio, per cui dici ok, sto lì dove mi piace perché la libertà è anche in questo, no?
C'è chi dice che invece in posti un po' più tranquilli come questo o anche il posto per esempio dove vivo io adesso vicino a Verona c'è un po' il pericolo un po' di sedersi, no? Per l'ambiente che c'è, quindi andiamo a Milano perché a Milano ci sono gli stimoli, c'è il network, ci sono le persone, i contatti eccetera eccetera. Ecco, come la vedi tu? Allora, io non ho di questi problemi perché se c'è da lavorare lavoro in qualsiasi posto. Mi piace cambiare, mi piace proprio la possibilità che mi ha dato questo di poter essere dove voglio, quando voglio. La mia compagna è di base su Milano e ci spostiamo un po' qua, un po' a Milano, quindi quando lei ha qualcosa da fare su Milano per il suo lavoro posso andare là e lavoro da là. Quando siamo qua lavoriamo da qua, non ho problemi. Capita che ho il vincolo di dover essere qua perché arrivano i bancali, devo pagare il corriere o quant'altro, allora mi sposto più su Verbania. Ma io fondamentalmente sto bene ovunque e mi piace proprio la possibilità di essere ovunque a lavorare, che è un qualcosa che tanti miei amici non concepiscono. Vedono che sei in giro, dicono che potresti lavorare anche te ogni tanto. Non sanno che magari in passato, ancora adesso, in alcuni momenti ci sono notti in piedi in cui devi andare a fare ricerche, fare settare dei prodotti, fare valutazioni, controllare i prodotti che devi acquistare e quant'altro. Il fatto che dicevi tu di Milano, la vita frenetica, l'incontro, quello è vero. Parlo di Milano perché io sono lì e mi trovo in quella situazione. Mi ha dato la possibilità di incontrare tantissimi imprenditori e potermi confrontare con persone che è anche bello ascoltare, perché ti fanno crescere, ti insegnano tantissimo e vieni veramente in comunione con tantissime realtà e tantissime cose che mai pensavi, e allo stesso tempo tu ti senti piccolino, però loro ascoltano con interesse quello che fai te perché è totalmente diverso o fuori da ciò che fanno loro, perché hanno il business fisico, hanno l'azienda con 300 operai che vende il pezzo e lo porta al distributore, e quello che faccio io è una briciola ma è totalmente diverso, e sono molto affascinati da questa cosa. Allora, Gianluca, se dovessi dare solo 3 consigli finali o 3 errori da evitare, scegli tu, alle persone che ci guardano e che partono con un business online, magari consigli che daresti a te di 2-3 anni fa. Allora, come dicevo prima, scegliere le persone che ti possono insegnare, perché quello è fondamentale. Se trovi le persone competenti e che hanno la capacità di insegnarti e la voglia di insegnarti, puoi portare a casa tantissimo. Un altro consiglio è essere umile, ascoltare chiunque, anche quello che pensi che possa essere l'ultimo arrivato, ma magari ha qualche cosa da poterti regalare, qualche perla, qualche chicca. Io stesso, quando vado a qualche meeting dei vostri, piuttosto che dove ci sono altri venditori, io vorrei parlare con tutti, perché sicuramente c'è chi ha un qualche cosa di banale o di stupido che ti può aiutare, ti può migliorare, ti può dare quella marcia in più. Terzo consiglio è non aver paura e buttarsi e investire delle gran ore, del gran tempo per crescere e non stancarsi mai di crescere, perché comunque soprattutto io lo vedo con Amazon, ti svegli domani mattina, sono cambiate delle regole, sono cambiate, ci sono delle novità, ci sono delle opportunità nuove, per cui se una volta che tu pensi di essere arrivato ad un buon livello ti fermi, rischi di rimanere indietro. Devi comunque continuare ad andare avanti, a informarti e a cercare di superare quello che hai fatto. Quello che credo che sia fondamentale. Grazie. Grazie a voi.